Regione di Benevento, dottor Masiello, al direttore dell'Orto, un ringraziamento particolare al presidente di sezione di Castelvetere, la signora Gagliardi Laura, e complimenti per aver organizzato tutto questo che è veramente straordinario. Complimenti anche ai tuoi collaboratori, un applauso per loro. Saluto ovviamente i carabinieri, tutti gli amici che sono venuti anche dai paesi vicini, le associazioni presenti e il gruppo Folk, che è la nostra storia, la nostra tradizione e il nostro impegno anche per il futuro. Oggi è un giorno importante perché c'è il ringraziamento. Il ringraziamento, come ci ricordava il Don Franco Ianpietro, perché lui, io lo volevo chiamare Monsignore, siccome lui dice sempre mi fa emozionare. È per noi ed è per me una grande emozione, perché vedere di quello che è capace la nostra terra con il sacrificio e l'impegno di tutti, delle aziende agricole e altro, mi dà un input importante per come potrebbe essere in questo senso, con questa filiera, con queste ricchezze, il nostro futuro. Ed ecco l'impegno importante che fanno anche le associazioni come la Coldiretti, che è sempre vicina al nostro territorio, al nostro essere bio. Una parola che per noi, bio, chilometro zero, per noi è normale, perché qui, Presidente, è stato sempre così. E quindi questo è importante, e prego loro, nel dare la loro vicinanza, di spronare, di dare input importanti, perché queste situazioni possono crescere e andare avanti e avere anche una visibilità che vada al di là di Castelvetere, magari creando delle filiere mercatali importanti, come già fate sul territorio provinciale, di modo che possa tutta la regione, tutta la provincia conoscere quello che è Castelvetere. La Coldiretti si sta impegnando molto anche per quelle che sono le situazioni che ci riguardano direttamente. Ultimamente sono andati anche a Roma, hanno proposto delle proposte di legge per magari superare quel problema che vive nelle nostre zone, che è quello dei cinghiali. Secondo me sarebbe stato meglio, Presidente, portare anche i cinghiali, che avremmo avuto una risposta, penso, più. O come il fatto che riescono ancora nel tempo a farci mantenere quella che è la nostra tradizione, quella che è della macellazione del maiale presso le nostre case. Adesso pare che ci abbiano tolto lo spago, speriamo che non ci tolgano le salsicce. Comunque, a parte gli scherzi, oltre ai ringraziamenti, veramente di cuore voglio ringraziare tutti. Adesso darò la parola al Presidente. E vi ringrazio veramente di cuore, perché mi fa piacere questa unità, questo stare insieme, e io sono orgoglioso veramente di essere vostro sindaco. Grazie.